Ciao, parliamo di rottamazione del 2018. In questo video ti darò delle indicazioni su chi ci rientra, quali tipi di cartelle ci rientrano e soprattutto quali sono i vantaggi per fare la rottamazione del 2018 e quali sono le modalità di pagamento. Devo però farti prima una promessa, una premessa. Chiaramente se hai dei debiti con Equitalia è l'ultima cosa che io ti posso augurare, cioè nel senso che mentre con banche finanziarie potrai vedere video nella sezione Liberati dal debito di questo canale YouTube, e si trova sempre un accordo, comunque si cerca di trovare una via di mezzo, una mediazione. Con Equitalia è molto difficile perché devi sapere che l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia non perdona. E fermi amministrativi, attacco al conto corrente senza passare da un tribunale, quindi attraverso il ruolo impositivo, l'Agenzia delle Entrate può pignorarti credito presso terzi, cioè dei soldi che devi ricevere da terzi datori di lavoro e provvigioni, ad esempio. Può attaccare il tuo conto corrente a 60 giorni dopo la cartella di Equitalia. Puoi iscriverti ipoteca sulla casa, ipoteca, non pignoramento, attenzione. Puoi iscriverti ipoteca sulla prima casa, ma la prima casa non è pignorabile fino al tetto, ad un tetto di 120.000 euro di debito, parlo. E quindi è l'ultima, veramente, cioè di norma do sempre delle soluzioni su questo canale per cercare di ridurre al massimo il pagamento, perché oppressi dalla pressione fiscale e dalla vita quotidiana, dalle spese della vita quotidiana. Ma ti consiglio la rottamazione, soprattutto se sei proprietario di un immobile, se svolgi un lavoro da dipendente, perché rischi seriamente di vederti aggredito il conto corrente o persino lo stipendio. Ora, i vantaggi della rottamazione non sono tantissimi, perché ci sono dei punti positivi e dei punti negativi. I punti positivi quali sono? Da tutte le cartelle che ti sono arrivate dal 2000 al 2016, possono soffrire della rottamazione, e nella rottamazione 2018 sono state inserite anche le cartelle fino al 30 settembre 2017. Quindi diciamo che tutte le cartelle dal 2000 al 30 settembre 2017 sono rottamabili. Cosa vuol dire rottamabili? Che ti vengono cancellati gli interessi e le sanzioni. Quindi se tu vai a fare un estratto di ruolo da Equitalia, quindi vai a vedere quella che è la tua posizione debitoria, nella colonna interessi interessi, abbiamo detto, e sanzioni vengono totalmente cancellate. Viene invece pagato l'aggio, che è il costo, diciamo, dell'agente di recupero della riscossione Italia in questo caso, quello lì viene mantenuto e lo devi pagare all'interno della rottamazione. Ma comunque il grosso, se andiamo a pensare a casi come IRPEF non pagata, quindi imposte non pagate, tu devi sapere che in molti casi la sanzione è pari all'importo dell'imposta. Quindi se dovevi 1.000 euro, il debito ti diventa di 2.000 senza gli interessi, e questi 1.000 di sanzione ti vengono cancellati, quindi è un'ottima opportunità. Cosa non viene invece cancellato? Alcuni casi specifici. Allora, l'IVA per importazione, i dazi, l'INPS, i contributi, non vengono rottamati. Non vengono rottamate neanche le sanzioni collegate alle multe. Chiaramente gli interessi sì, ma le sanzioni collegate alle multe no, perché sennò altrimenti uno sarebbe portato a fare delle infrazioni, tanto sa che anche non pagando la multa prima o poi arriverebbe questo condono, perché la rottamazione è un condono. E quindi hai l'opportunità di presentare la domanda entro il 15 maggio del 2018. E devi spedire la domanda, la puoi trovare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, puoi spedire tramite PEC raccomandata o da indicazione del modulo la richiesta di rottamazione. E il pagamento, l'unica nota dolente è che il pagamento deve avvenire in 5 rate. Quindi se tu hai un importo rottamabile, e c'è cioè una cartella totale di 40.000 euro che ti dà dei vantaggi e la riesci a portare grazie alla rottamazione, o meglio dire, definizione agevolata si chiama, a 25.000 euro, devi pagare 5 rate da 5.000 euro che sono distanziate all'incirca una dall'altra di 3 mesi. E la prima, se non erro, è a settembre, poi avviene quella di novembre, poi si va l'anno successivo, al 2019, entro il 2019 devi pagare questi 25.000 euro. Quindi capisci che dipende dalle situazioni, può diventare quasi impossibile. Quindi però per quelle piccole cartelle dove non conviene andare a fare una contestazione, allora conviene procedere ad una rottamazione.
L'unico consiglio che voglio darti prima di rottamare è verificare se ci sono delle anomalie. Il nostro studio Evoluzione Economica lo fa e non è detto che ci sia, non è detto che bisogna avviare una procedura in commissione tributaria, ma ti conviene sempre verificare la legittimità della richiesta prima di prendere atto che quella cartella va pagata e quindi aderire alla rottamazione 2018. Per adesso è tutto, ti saluto. Se ti interessano queste tematiche, iscriviti a questo canale, commenta se hai da richiedermi qualcosa che magari ho dimenticato in questo video e metti un mi piace se vuoi che il canale, insomma, cresca sempre di più. Ciao, alla prossima, ciao.